Checco Barbadio, mi pare, ma no, Tu hai detto, io ho nominato l'ospite. Hai fatto bene. Perché è in fondo, no? Se l'Avellino può cancellare parte di quel 4-1 di Torino, 4-1 di Torino, è perché ha usato il metodo vecchio, la grinta, e l'uomo nuovo, Barbadiglio, che sta qui e adesso si vedrà le sue azioni e i suoi gol nelle immagini che ci ha preparato Centomani che partono da Napoli. Sentirete anche la voce di Barbadiglio. Barbadiglio, le è piaciuta questa partita, l'ha vinta? Qui c'è un tiro della l'impare di Bonelli, è il salvataggio di Scorsa sul suo primo pallonetto, Barbadiglio. Era lei quello? Io credo che era una giocata molto bonita. Una partita molto buona, dice lei. Qui c'è invece un tiro di Bonelli nell'Ascoli che è sceso in campo addirittura senza il 16, tanto era scarso di uomini. Qui a lei, Barbadiglio, ha rubato una palla e ha messo alle spalle del portiere Brini il primo gol al 9° minuto del secondo tempo. Quindi il primo pallonetto di Barbadiglio. Qui Barbadiglio ancora in azione al 35esimo, ha ricevuto mi pare da Limido, tiro. C'è stata una deviazione su questa seconda rete? Supposedamente una deviazione, ma io non mi di cuenta, io vi che la palla stava entrando alla porteria, credo che fue gol. Okay, lo principale è che vincimo 2-0 per tutti i tifosi di Avellino. Bene, lei ha vinto 2-0 per i tifosi di Avellino, la deviazione c'è stata, forse era stata di Scorsa, forse di Minichini. A questo punto vi abbiamo fatto vedere i primi gol in campionato italiano di Barbadiglio, un altro dei nostri ospiti brasiliani. Vi salutiamo e diciamo viva il calcio italiano. È chiaro, è logico, sarà stata un'opportunità, ojalá che la suerte...